Uomini e donne, Francesco Chioffalo, la rivelazione shock. Francesco Chioffalo dopo Uomini e donne, l'attacco a Selvaggia Roma. È da poco finita una nuova puntata di Uomini e donne, e le polemiche si sono sprecate per via di Francesco Chioffalo. Infatti, il giovane, invitato oggi in trasmissione, ha partecipato insieme alla sua ex fidanzata Selvaggia Roma alla quinta edizione di Temptation Island. Ma dopo essere usciti insieme dal reality più piccante della stagione estiva si sono lasciati. Tuttavia, Francesco è sembrato molto deciso a riconquistarla. E anche oggi è stato invitato nella puntata del Trono Classico di Uomini e Donne per annunciarlo pubblicamente. Ma, proprio in questi minuti, sembra che la situazione tra i due sia nuovamente precipitata. Il motivo? Come riportato da gossipblog.it, Francesco ha scritto un lungo post sul suo profilo personale del noto social network Instagram, attaccando duramente la sua ex compagna. Allontanarmi a parolacce davanti a tutti è la cosa più brutta che possa capitare. Senza neanche darmi un'altra possibilità e. Dopo che gli ho dedicato 6 anni della mia vita e. Quello che è capitato a me non lo auguro a nessuno e. Feritissimo è. Come risponderà Selvaggia a questa accusa? Davvero gli ha mancato di rispetto? Ovviamente i fan sperano che si faccia chiarezza su questa faccenda il prima possibile. Ma perché lei ha detto addio a Francesco? Uomini e donne, Francesco Chioffalo, la clamorosa dichiarazione su Selvaggia Roma. Francesco Chioffalo a Temptation Island ha fatto infuriare la sua ragazza Selvaggia Roma perché ha avuto un flirt innocente con la tentatrice Desiree Maldera. Motivo per cui Selvaggia è andata al fallo finale convinta di lasciarlo. Tuttavia, dopo un lungo confronto, i due si sono chiariti e sono usciti insieme. Ma dopo un mese si sono separati perché Selvaggia ha scoperto un leak del suo fidanzato su Instagram alla foto di una bella ragazza. Da quel momento la Roma non ha più voluto parlare con l'uomo, negandosi anche al telefono per una semplice chiacchierata. Quest'ultima però ha voluto rompere il silenzio nella prima puntata di Uomini e Donne andata in onda la scorsa settimana. Difatti, in quella occasione ha asserito di non voler fare marcia indietro e di non voler perdonare Francesco nella maniera più assoluta perché ha perso totalmente la fiducia. E da questa dichiarazione pare che la situazione tra i due sia bruscamente precipitata, visti i toni usati da Francesco nel suo ultimo post pubblicato su social. Sarà davvero finita per sempre? Selvaggia lo perdonerà mai? Queste e tante altre le domande che molti supporter preoccupati si stanno ponendo in queste ore sul web.